Buonasera, mister. Si sapeva che sarebbe stato anche più difficile oggi. Sai che sento malissimo? Dicevi, scusa? Si sapeva che sarebbe stato anche più difficile oggi, le tre assenze per Covid, anche il clima in campo, cioè anche il clima esterno da chi vedeva la partita è sembrato un clima, diciamo, strano. Valutazione che lei fa su questo tipo di partita e sulle difficoltà, e anche diciamo se ritiene che, si è parlato di protocolli, di Covid, eccetera, se poi quello che abbiamo visto, che cos'è, che valutazione dà? Non so dare una valutazione, non riesco a capire nulla di quello che di questo momento qui, anche perché c'è un protocollo che è stato cambiato, però non va in vigore per tutto il turno, ma va in vigore da domani, e quelle che hanno giocato oggi non ne hanno potuto usufruire. Pure sta cosa è una cosa che io non capisco, pur rispettando gli organi che sono preposti a decidere, che sono preposti a dettare protocolli e quant'altro, però un po' più di sensibilità. Io non so oggi che tipo di partita è stata, ma anche per la gente che ha fatto il biglietto, che è venuto a pagare. Cioè, ora, l'ho detto anche ai vostri colleghi, non è che sto dicendo questo perché voglio accampare scuse, probabilmente la partita con la Lazio sarebbe stata difficile pur se fossimo stati al completo, e chissà, però almeno dateci la possibilità di giocarcela. Noi siamo stati a Verona comunque con una squadra molto rabberciata, nel senso che anche in quel caso ci avevamo giocatori recuperati all'ultimo momento, però eravamo un po' di più, diciamo. Siamo riusciti a fare una buona partita, abbiamo vinto e abbiamo fatto quello che c'era stato chiesto di fare, di tenere il campionato vivo, perché qui ci sono stati 3 mesi infernali, parlo della mia gestione, ma probabilmente anche prima, con giocatori infortunati, Covid, eccetera eccetera eccetera. Della formazione di domenica, dei giocatori di movimento, noi ne avevamo 7 fuori oggi, 7 di quelli che avevano giocato a Verona. Amore, ripeto, ma mica perché c'è molta differenza fra gli uni e gli altri, perché quelli che hanno giocato stasera, Obi, Ranieri, Schiavone, venivano da 40 giorni di stop perché avevano avuto il Covid, c'era stata la sosta natalizia, poi hanno dovuto fare la quarantena, hanno fatto un allenamento e mezzo. Allora dico, ma che partita è quella? Se è bello, va bene, che spettacolo è stato? Non lo so, una partita, sembrava una partita d'allenamento, perché è chiaro che poi la Lazio, che comunque è più forte di te, non lo so, faccio veramente fatica a fare analisi, e ripeto, la cosa che mi dà un po' più noia è questo discorso di questo regolamento, che domani ci sarà la firma e entrerà in vigore da domani, e che è figli e figliastri, noi che abbiamo fatto sto turno qua, quante partite ci sono state oggi? 3, se non sbaglio, no? Se 6 squadre che hanno giocato oggi hanno viaggiato con un protocollo, da domani subentra l'altro, però il turno è lo stesso. Io divento matto, vabbè, dai, però l'ho detto anche ai vostri colleghi, non capisco ma mi adeguo. C'era una frase, chi è che diceva questa frase? Non capisco ma mi adeguo, che devo fare? Mi adeguo, va bene, va tutto, va bene. Mister, insomma, giudicare la partita, la non partita di stasera diventa difficile. Ieri c'è stata l'ufficialità di Walter Sabatini, direttore sportivo, lei lo ha avuto modo di lavorare con lui già in passato, credo che adesso la testa sia al Napoli, ai tamponi soprattutto, ma anche al mercato. Ha avuto già modo di interfacciarsi con Sabatini, avete parlato dei rinforzi, che cosa serve adesso a questa Salernitana? E poi ne approfitto, le chiedo di fare chiarezza su quanti calciatori sono effettivamente, non vogliamo sapere il nome, ma quanti sono effettivamente positivi, in modo da capire anche se fosse stato in vigore quel protocollo, se la Salernitana poteva raggiungere questo 35%. Grazie. Forse sì, non lo so, ho perso il conto di quanti sono, se te lo devo dire non me li ricordo neanche. Quelli, quanti sono? Io ne avevo contati 7 più alcuni in quarantena, quindi comunque il conto è talmente tanti che se rimane difficile anche andarli a contare. Detto ciò, va bene così, di tutto il nuovo chiaramente se ne prenderà atto nei prossimi giorni, nelle prossime ore, perché in queste 24-48 ore siamo stati molto più concentrati a trovare 11 giocatori, 12 giocatori da mettere in campo che pensare ad altre. Ma abbiamo fatto delle chiacchiere veloci, ma il problema oggi era trovare 11 giocatori disponibili a scendere in campo, perché ne perdevamo
più passavano i minuti più ne perdevamo. Se voi pensate che gli ultimi tamponi li abbiamo fatti credo intorno alle 2, 2 e mezza, abbiamo fatto ulteriori tamponi per vedere se c'erano ancora giocatori che potevano comunque essere positivi e magari asintomatici, che ne so, boh, qui è diventata una cosa, guarda, noiosa, pesante, per cui tutto il resto è venuto, onestamente, è venuto dopo. Mister, mi permetto di collegarmi alla domanda che faceva il collega prima per ribadire appunto, secondo lei, cosa e dove la Salernitana deve intervenire nel prossimo mercato? E poi ha parlato quattro chiacchiere con Sabatini, invece con Iervolino ieri lei ha avuto la possibilità di, con Iervolino, col presidente, sì, ha avuto la possibilità di parlare. Anche i pochi tifosi presenti che inneggiano e provano a dare entusiasmo, può essere questa la benzina per restare aggrappati, come dice sempre lei, al treno salvezza e provare a cercare di rosicchiare qualche punto già a partire da Napoli? Ma il presidente sicuramente ha portato entusiasmo, ha portato una carica di ottimismo, questo è poco ma sicuro, perché comunque in questi mesi ci sono state delle problematiche dal punto di vista della società, no? Ma anche prima il mercato in ritardo, perché comunque c'era sta vendita, non vendita, ora la cosa è filata liscia e quindi si spera di poter entrare in un meccanismo lineare, in un meccanismo normale da squadra. E io dico che quello che è stato fatto finora comunque è stato un lavoro importante al di là dei risultati, perché guarda, io stasera io sotto la mia gestione abbiamo fatto la 12ª partita, ma i problemi c'erano anche prima. L'unica differenza è che forse in questo periodo ci sono stati tanti infortunati e tanto Covid rispetto a prima. E su queste 12 partite noi abbiamo incontrato, tra virgolette, dico tra virgolette perché a volte anche in questo si fa magari un po' di confusione, comunque abbiamo incontrato 5 squadre che chiamiamole alla nostra portata, no? Che sono Venezia, Empoli, Cagliari, Verona e ne dimentico una, non ricordo, comunque 5 squadre. Con queste 5 squadre ce la siamo giocata, abbiamo fatto 7 punti, quindi una media di rete salvezza. È chiaro che in queste condizioni il resto delle squadre sono state 2 volte la Lazio, il Milan, l'Inter, la Juventus, il Napoli e la Fiorentina, e forse ne dimentico una. Il resto delle squadre, onestamente, con questi problemi che abbiamo avuto, non c'è partita, e può giocare anche 10 volte quelle partite, rischi di perderle sempre, perché c'è troppa differenza fra noi per le condizioni che si sono create. Perché ripeto, qui noi stavamo facendo un calcolo questi giorni, abbiamo avuto una media di 6-7 infortunati a partita, ma noi comunque assenti. Una squadra come la nostra, diventa difficile cambiare sempre il sistema di gioco, cambiare uomini, non dai seguito. Ci sono state una miriade di problemi, eppure tutto sommato con la vittoria di Verona e con le 2 probabili partite da recuperare, quello che mi era stato chiesto di tenere insomma la squadra in linea di galleggiamento, insomma avere la possibilità di giocarsi il girone di ritorno possibilmente per cercare di agguantare questa salvezza, direi che tutto sommato ci siamo riusciti. Poi ti capita una partita come questa, che probabilmente sarebbe stata difficile uguale, però avere almeno la possibilità, sai, noi venivamo da un risultato importante a Verona, la squadra aveva fatto una partita importante, nonostante pure lì tantissime difficoltà, eravamo riusciti a fare una mezza impresa direi, e oggi ti trovi così, boh, questa era una partita, come fai a giocare? Boh, ci voleva un po' di buonsenso, però mi metto pure nei panni di chi deve decidere, capisco che devono andare avanti, ci sono le televisioni, ci sono gli interessi che girano, però onestamente, boh, non lo so, non riesco a capire che partita è stata, che senso ci ha avuto, boh, non lo so. Allora, mister, ormai la partita è andata, sì, insomma, sì, sì. Però mi piace che, insomma, soffermare l'attenzione su un dato. La Salernitana in questo momento è la squadra che annovera il maggior numero di contagi ed è una costante che si sta ripetendo da un bel po' di tempo. Apro parentesi, lei non c'era l'anno passato, era la squadra con il minor numero di contagi in Serie B. Perché sta succedendo questo? Cioè, cosa non sta funzionando? Perché credo che qualcosa non stia funzionando nel protocollo squadra, insomma, perché il numero di contagi, anche la frequenza con la quale registriamo questi contagi è abbastanza anomala rispetto a una situazione generale. Beh, no, guarda, stavo guardando. No, le altre squadre contiamo oggi, due contagi. Stavo guardando oggi, per esempio, ce ne so, chi è che giocava? Il Cagliari giocava col 4-4, ce n'hanno anche loro.
probabilmente adesso sto virus è una partita, la sanità è da parecchio tempo che va avanti. Vabbè, ma che vuoi che ti risponda a questa cosa qua? Che devo fare? Non ho capito, che faccio il cane da guardia ai giocatori? I giocatori vengono al campo, si allenano, seguiamo dei protocolli che sono gli stessi dello scorso anno, che quindi lo staff medico è lo stesso. Queste sono cose che poi comunque esulano da un discorso prettamente tecnico, queste sono cose che dovresti parlare col medico. Noi stiamo seguendo gli stessi identici protocolli di quello che succedeva lo scorso anno, i giocatori vengono al campo, salendo, poi tornano a casa. Non è che probabilmente adesso questa nuova variante, non so neanche come si chiama, io non so un tecnico, probabilmente è più invasiva, è più facile a contagiare, non lo so, è una domanda alla quale io faccio fatica a risponderti. Sugli ne so infortunati, io? Scusami? Sugli infortuni? Gli infortuni, parli ti riferisci a... noi abbiamo avuto Koulibaly, che purtroppo ci ha avuto, rispetto alla partita di domenica in settimana, ci ha avuto un risentimento sempre. Tieni presente che Koulibaly comunque noi l'avevamo fatto giocare a Verona e un po' di rischio c'era, perché non era del tutto recuperato. Però non avevamo altri e abbiamo detto di stringere i denti per fare la partita. Poi è chiaro, in settimana ci ha avuto un piccolo risentimento. Poi altri infortunati non ci avevamo uno squalificato e ci avevamo i lungodegenti, che piano piano li abbiamo rimessi. Stramberg non c'è ormai da un pezzo, abbiamo recuperato parzialmente Ruggeri, abbiamo recuperato parzialmente i... ho capito, mi fai un'altra domanda, io faccio l'allenatore, non faccio il medico, non credo che durino molto, ci vuole il tempo, sono stati problemi muscolari per metterli a posto ci vuole un po' di tempo. Ecco mister, buonasera, mi collego alla domanda del collega. Proprio Stramberg, tra quanto lo avrà? Non lo so, perché Stramberg ha subito un intervento, si è dovuto operare perché aveva dei problemi per i quali ha stretto i denti, perché a tutte le partite che perlomeno ha giocato nella mia, ripeto, sempre la mia gestione, che parlare degli altri non mi piace, nella mia gestione Stramberg ha dovuto giocare sempre con dei problemi, ma purtroppo eravamo in difficoltà e ha dovuto stringere un po' i tempi. Poi Stramberg è un giocatore che ha avuto anche partite con la nazionale, quindi si è dovuto anche spostare e chiaramente la cosa si è acutizzata, per cui adesso Stramberg non lo so, ha fatto un intervento, è rientrato, i tempi non sono sicuramente vicini insomma per farlo rientrare. Mister, buonasera, le volevo chiedere che cosa è cambiato rispetto all'andata, perché mi sembra che comunque la Salernitana abbia vissuto una stagione surreale tra trust, passaggi di società, Covid, insomma lei deve fare un po' da tamponare qua e là anche situazioni che non sono di sua competenza. Ecco, come si vive questa situazione e cosa è cambiato da quando magari c'è una proprietà certa e nuova piuttosto che un trust? Ma guarda, la proprietà è vero che il tutto è successo il giorno 31 negli ultimi minuti dello scadere, insomma, però poi il presidente per questioni burocratiche si è insediato praticamente tra ieri e l'altro ieri, in poche parole. Per cui ancora il tempo è poco, ha dovuto curare altri aspetti che erano quelli prettamente burocratici per rientrare in possesso delle quote, si è presentato ieri alla squadra, quello che dicevo prima, insomma, ha portato grande entusiasmo, porterà credo idee e voglia di fare, ora nei prossimi giorni sicuramente ci sarà modo di parlare e di conoscerci meglio, e per cui questa domanda magari se me la fai fra una settimana, 10 giorni, forse potrò essere più esaustivo. Mister, buonasera. Non si può parlare di calcio stasera, però va sottolineato comunque l'esordio di Motok. Bravissimo. Un giocatore della primavera titolare a Salerno, sì. Non si vede da anni, come giudica la sua prestazione? Sono contento sia per lui sia per Perrone, l'altro ragazzo che è entrato. Ne volevo fare esordire anche un altro, ma Russo, che è un centrocampista che spesso si allena con noi e che è un ragazzo in gamba. Diciamo che la nota lieta di questa serata è stato l'esordio di questi 3 giovani, che almeno anche il settore giovanile prende un po' di entusiasmo e un po' di vigore, e questa è la nota lieta della serata, mi fa molto piacere, hanno fatto tutti e 3 quello che dovevano fare, non possiamo certamente una partita del genere andare a giudicare il lavoro di questi ragazzi, insomma. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.